Quando si colpisce al cuore chi legittimamente rappresenta gli interessi del mondo del lavoro, allora succede che persone come gli operai di Terni, della ThyssenKrupp, che lottano per difendere il proprio posto di lavoro, un reddito, il sostentamento della famiglia, gente onesta, vengano caricati a freddo dalla polizia. Questo è accaduto ieri e credo che segni il momento, diciamo, della vergogna per il governo Renzi e per il ministro dell'Interno, che è un'indecenza se permane nella sua poltrona.